Il teatro Franco Parenzi ha un aspetto del tutto diverso stasera. Che cosa inizia? Questa sera è iniziato, oggi è iniziato Elita Sunday Park, che è un'iniziativa di Elita, l'associazione culturale che molti già conoscono perché fanno i festival di musica durante il Fuori Salone e fanno un sacco di eventi musicali sparsi per Milano tutto l'anno, ed è un evento più grosso che contiene tante realtà, tra cui anche la nostra, che è Organica, che è una serata di musica elettronica mensile con me e ospiti internazionali di vario tipo che faranno musica elettronica dal vivo per tutta la stagione fino a maggio. Senti, qual è il legame fra Organica e il Green Festival? Organica è il lato musicale del Green Festival. In pratica Milano Green Festival cerca di essere una realtà non soltanto di sostenibilità ecologica, ma anche proprio di sostenibilità a tutto tondo, e che cerca di coinvolgere la comunità di Milano il più possibile. E noi cerchiamo di coinvolgere musicalmente le generazioni più vicine alla mia, i giovani, e la cultura urbana, che alla fine a Milano è sempre più repressa, è sempre più limitata, e alla quale vogliamo dare uno spazio in più. Senti, come fa quindi la musica a essere green? Come fa la musica a essere green? Fa diverse cose. In parte noi selezioniamo degli artisti che sono, dal nostro punto di vista, sostenibili per il tipo di scelte artistiche che fanno, per il tipo di carriere che hanno intrapreso e per il tipo di rapporto che hanno con il pubblico. Quindi magari non è proprio un rapporto diretto rispetto alla loro impronta di emissioni e cose simili, perché alla fine comunque normalmente un DJ o un musicista elettronico non gira coi carri armati, però si pongono rispetto alla scena in maniera indipendente, in maniera abbastanza sganciata dai grandi trend, dalle grandi magari macchine di promozione o commerciali, e sono molto legati sempre a un seguito costruito tramite delle comunità, e questo è quello che ci interessa portare, rappresentare dentro Milano Green.